Ragazzi, io non so cosa dirvi, sono davvero senza parole. Buongiorno ragazzi, dunque finalmente è arrivato il giorno di farvi vedere cosa può fare questa bestiolina. Allora, io la sto provando praticamente tutta la settimana e sono davvero talmente sbalordito di quello che può fare che addirittura oggi vi farò vedere come può saldare anche solamente con la macchina. Cioè, io ho già preparato qua l'inverter Vevor che tutti conoscete, la batteria al gel che anche questa voi conoscete. Senza accendere la macchina oggi faremo addirittura questa prova, quindi oltre al fotovoltaico vi farò vedere davvero come lei riesce a stabilizzare talmente bene la potenza che addirittura anche con un semplice inverter portatile, una batteria di macchina, potete saldare ovunque. Io davvero sono senza parole, però prima di farvi vedere tutto, soprattutto come lei salda con il fotovoltaico, vi voglio far vedere come lei riesce a farlo, perché alla fine è una cosa a cui ci tengo a farvi vedere, perché magari uno può dire o non può sapere quali sono le differenze tra una saldatrice a inverter e una saldatrice classica. Ah, prima di tutto con questa classica, perché voi non potete saldare col fotovoltaico, con l'inverter, insomma con un qualsiasi tipo di sistema che non sia Enel. E per un semplice motivo, io l'ho già smontata. Ok, e il motivo è lui. Eccolo qua, il trasformatore. Dunque, con questo tipo di tecnologia, che ormai è vecchia perché i primi trasformatori erano con questo tipo di sistema, se voi saldate col vostro inverter, con una tecnologia del genere, lui andrà sicuramente in blocco, o meglio, il mio va in blocco, perché? Perché comunque la saldatura, come ho detto anche nei video precedenti, è un vero e proprio cortocircuito, al fine appunto di creare una temperatura elevata per fare appunto la saldatura e creare la fusione del materiale. E se questo cortocircuito non è controllato intendo elettronicamente, il nostro inverter lo prende come un vero e proprio corto, ok? Ed è questo il problema, ok? Ecco perché con questo tipo di saldatrice noi non possiamo assolutamente saldare con il nostro inverter da fotovoltaico off-grid. Comunque, almeno ragazzi, nel mio, io non so in tutti se tutti in tutti così, però nel mio, che è un Voltronic, assolutamente non se ne parla. Appena diciamo facciamo il primo contatto con l'elettrodo, mi salta subito l'inverter, perché come vedete qua non c'è nessun tipo di regolazione elettronica, cioè qua è praticamente energia che entra ed energia che esce, boh, finito. Al contrario di questa bestiolina, di questo splendore, perché è davvero un piccolo splendore di tecnologia, dove all'interno, invece di avere lui, abbiamo dei MOSFET che appunto ci danno la corrente e l'energia necessaria per la saldatura. I MOSFET sono ovviamente controllati da microprocessori, quindi abbiamo una stabilizzazione della tensione e della corrente in ogni situazione di lavoro. Ok. Ed è questa la principale differenza per cui lei può saldare tramite un inverter, un sistema fotovoltaico, e poi dopo vediamo anche con un semplice inverter collegato a una macchina, una batteria, mentre con questa ve lo potete assolutamente scordare. Oltre a questo, ovviamente lei è una multiprocesso, come ho sempre detto, quindi possiamo saldare a filo continuo con lei, quindi la torcia a filo continuo. E qua abbiamo, ragazzi, l'alloggiamento del filo, ok, vedete? Abbiamo l'alloggiamento del filo, quindi praticamente lei può prendere fili e bobine piccole e bobine grosse fino a 5 kg. Tutto il sistema di traino del filo è ovviamente in acciaio inossidabile, quindi l'efficienza e la solidità sono al 100%. Qua, come vi ho fatto vedere l'altra volta, abbiamo la possibilità di regolare sia la corrente sia la tensione, cosa che qua assolutamente non si può fare. Qua si regola solamente l'amperaggio, finito. Qua abbiamo la velocità del filo, qua abbiamo il sistema per far scorrere il filo quando la bobina si vuota, e qua abbiamo l'interruttore per passare nei diversi tipi di lavorazione. Quindi abbiamo elettrodo, così siamo a zero, oppure MIG o TIG o filo continuo, ok?
Allora, per quanto riguarda ragazzi il TIG, io non posso farvi vedere come funziona perché ovviamente qua ci vuole il patentino per il gas perché si salda con gas particolari e quindi non vi posso far vedere come funziona la torcia. Per quanto riguarda il filo continuo, io uso una bombola di CO2, ok, quindi una classica bombola, in questo caso è una bombola recuperata, un regolatore di pressione e col tubo del gas che fa direttamente all'ingresso della bombola. E con la CO2 non c'è bisogno di patentino, potete scaricarla come un classico estintore. Quindi andate in un posto dove carico gli estintori a CO2, portate direttamente a lì senza nessun tipo di patentino, senza nessun tipo di autorizzazione. Ovviamente la bombola deve essere in ottime condizioni, è ovviamente datata per l'ultimo collaudo positivo che ha fatto. Dopo questo, ovviamente, non c'è nessun tipo di problema, ve la possono caricare tranquillamente. Ok, il costo varia. Ok, ovviamente, tipo per questo tipo di bombola che da 10 kg mi è costato 50 euro. Caricarla, però ragazzi, vi dura sempre, cioè della serie. Io che la userò però come hobbista, diciamo, penso che mi duri anni, quindi non penso che le 50 euro cambino. Per quanto riguarda il filo, lei può lavorare filo animato, ok, quindi non ha bisogno del gas, della CO2. Perché ha già il sistema di protezione nel filo, invece filo non animato come questo che è dentro, dove appunto ha bisogno della CO2 per creare appunto le condizioni per la saldatura. Allora, io ovviamente questo ragazzi non è un video per farvi vedere se uno sa saldare o no, cioè non è un corso di saldatura come in tanti mi hanno scritto e possono pensare, è solamente un video per ovviamente dimostrarvi che lei lavora in un modo eccezionale, ma ovviamente è un video per farvi vedere come è possibile saldare con un sistema fotovoltaico. Quindi io per questioni di tempistica, altrimenti il video diventerebbe lungo ore, non salderò con la filo continuo, ma direttamente con l'elettrodo. Perché? Perché penso che sia quello che tutti voi usate tranquillamente, cioè è quella più diffusa ed è quella anche più semplice. Quindi ragazzi, a filo continuo vi ho fatto vedere come si può collegare, che gas usare, come collegarla, qual è la torcia, però ripeto, a me mi interessa farvi vedere come è possibile saldare con un sistema fotovoltaico. Quindi oggi andiamo solamente con l'elettrodo. L'elettrodo sono di diverse misure. Io ho iniziato con un 2,5 fino andremo a un 4 per farvi vedere che anche con i diversi tipi di elettrodi lei ovviamente salda tranquillamente. Dunque, allora, lei è già accesa, è già pronta. Allora, per dimostrarvi appunto che non sto assolutamente collegando niente a Enel, noi come l'altra volta seguiamo il cavo di alimentazione fino all'inverter. Ok, questo è il mio inverter che tutti conoscete. Siamo ovviamente già off-grid, siamo staccati dalla rete, però per una maggior, diciamo, trasparenza staccherò proprio ingresso Enel, così qualsiasi cosa succeda, noi andiamo solamente con batterie e fotovoltaico. La potenza di oggi, diciamo, è un po' scarsina, siamo appena un kilowatt. Le batterie sono cariche, però diciamo abbiamo 470, siamo un kilowatt e mezzo più o meno. Però per saldare ce la dobbiamo fare. Ok, quindi torniamo alla nostra saldatrice. Ok, iniziamo. Allora, io ragazzi sto impostando un valore, diciamo, basso per tensione e correnti, perché altrimenti l'elettrodo finirebbe subito, perché altrimenti perché più aumentate voi la corrente, la tensione, più l'elettrodo tende a consumarsi perché rilascia più materiale, perché la potenza il potere saldante aumenta. Quindi allora io ho visto che è a 3 più o meno, potenza 3 sia di amperaggio sia di voltaggio, potete saldare tranquillamente con un elettrodo da 2 e niente, anche perché lì vi ricordo che era 250 ampere, quindi anche a potenza minima vi potete lavorare anche con elettrodi da 4. Infatti io non cambierò assolutamente la potenza anche con l'elettrodo da 4 perché non ce n'è bisogno. Mettiamo in modalità MMA, quindi in modalità per quanto riguarda la saldatura con l'elettrodo, e iniziamo. Occhiali e via.
spero che si veda come sta squagliando l'elettrodo in pochi secondi. Davvero, siamo solamente a potenza 3, incredibile. Cioè, poi la cosa che più mi affascina di questa, di questo sistema, cioè di saldare, è che noi stiamo saldando col sole, cioè non stiamo saldando usando, un attimo, metto questo qua un secondo. Ok, scusate, ma sto facendo tutta la storia, sto riprendendo e saldando, quindi ho appoggiato un attimo il telefono, ma è solamente per farvi vedere che non sto interrompendo il video, perché magari molti possono pensare: ah, guarda, Lorenzo ha interrotto il video e quindi si sarà collegato a Enel. No, assolutamente, quindi siamo sempre col famoso inverter senza Enel. Continuiamo con l'elettrodo da 4. Stiamo saldando un elettrodo da 4, ragazzi, col sole, incredibile. Incredibile, incredibile. Però qua bisogna aumentare un po' la corrente, perché l'elettrodo da 4 serve più potenza, giustamente. Infatti, da cosa lo vedete che non ce la fa a squagliare l'elettrodo. Continuiamo. Eccola qua, elettrodo da 4, ragazzi, con l'inverter Voltronic da 3 kW, tutto tramite fotovoltaico. Incredibile, davvero incredibile. Stiamo saldando col sole, stiamo saldando col sole. Scusate, ma sono un po' emozionato di questa cosa, perché sinceramente non ci speravo nemmeno io di poter fare una roba del genere. Cioè, addirittura sta squagliando il ferro. Cioè, ragazzi, io sono allibito. Sta addirittura squagliando il ferro, talmente. E siamo solamente a potenza 4, quindi qua abbiamo energia e potenza per chissà quanto. Allora, anche qua, ragazzi, io non rimango togliendo scorie. Ripeto, non è un corso di saldatura questa, quindi ci sarebbe da togliere le scorie, da fare le dovute limature. È solamente una prova per farvi vedere come si può saldare col sistema fotovoltaico. Ragazzi, io non so cosa dirvi, sono davvero senza parole, sono senza parole, perché cioè adesso ritorno indietro per farvi rivedere che siamo sempre off grid. Cioè, qua eravamo a 27 di batteria, siamo a 26, però adesso è passata una nuvola, siamo a 700 watt, quindi cioè praticamente non ha consumato niente. Alla fine sicuramente quello che prende, lei sarà 1,5 kW, l'ha preso direttamente dai pannelli. Ora purtroppo c'è questa cavolo di nuvola e siamo poco produttivi, ma come avete visto, nonostante questo, lei usa il fotovoltaico, usa le batterie, quindi comunque adesso sicuramente staremo andando a batterie. E niente, facciamo un'ultima prova, ragazzi. Allora, mettiamo un altro elettrodo. Quindi adesso stiamo producendo 700 watt più la seconda stringa saranno 200 watt. Quindi stiamo saldando adesso praticamente solo con le batterie. Ah, le famose batterie al piombo che tutti dicevano che non funzionavano, Le famose batterie di macchina, che tutti dicono che senza il litio non si può fare niente. Guardate, stiamo saldando con le batterie di macchina. Ok? Giusto per ricordare a chi mi diceva che senza il litio non potevo fare niente. Incredibile, cioè proprio. Poi a parte lei, vediamo un po' se sta riscaldando.
ma manco per niente, freddissima proprio. Cioè, proprio lì neanche si accorge di quello che stiamo facendo. Proprio davvero incredibile. Si vede la vecchia tecnologia dalla nuova tecnologia, ragazzi. Poi anche la saldatura, cioè, come avete visto, neanche un intoppo, un qualcosa, un'imprecisione sulla saldatura. Cioè, lei ha iniziato e ha finito, è incredibile. Ma poi la cosa bella è che stiamo saldando con il fotovoltaico, quindi con batterie e col sole. Cioè, non stiamo usando Enel assolutamente. Ora facciamo la prova del 9. Saldiamo con la macchina. Vediamo un po' cosa succede. Anche qua, ragazzi, non interrompo il video così siamo tutti sicuri che stiamo saldando solamente a batterie, praticamente, che vi ho detto ormai oggi è una giornata schifosa. Vabbè, quindi accendiamo l'inverter. Allora, vediamo un po' così, vediamo anche quanto assorbe in stand-by questa saldatrice. 24 watt, 24 watt. Ok, quindi lì al minimo assorbe 24 watt, che è pochissimo, solamente l'elettronica interna 24 watt. Lei sarebbe molto di più perché il trasformatore solamente di dispersioni termiche chissà quanto assorbirà, quindi lei proprio 24 watt, una favola. Praticamente l'assorbimento è solo delle ventole di raffreddamento che ha integrate. Dunque, allora rimettiamo, adesso andiamo con l'elettrodo da 2, come avevo fatto prima. Quindi rimettiamo la potenza a 3 e vediamo un po' se riusciamo a saldare con la macchina. Con una batteria al gel. La batteria al gel, ragazzi, vi ricordo che l'ho presa su Amazon, la batteria costa sui 150 euro, davvero fantastica. Vi ricordo che lascio il link in descrizione, purtroppo non ho codici sconto, quindi bisogna comprarla a prezzo pieno, però ragazzi ne vale la pena. Comunque, adesso iniziamo a saldare con la macchina. 1, 2, 3, via. Adesso le scorie. Andiamo sul ferro. Cioè, ragazzi, stiamo saldando con la batteria di macchina. Stiamo saldando con una batteria di macchina, ma vi rendete conto? No, vabbè. Cioè, no, vabbè, io rimango senza parole. Cioè, ma più che altro, ma adesso vediamo un po' anche i parametri. Cioè, questa batteria, ma è infinita. 12 volt, sempre a 12 volt. Cioè, non è sceso neanche niente, nulla. Mi finisco l'elettrodo. E vediamo un po'. Ragazzi, che dire? Ho capito che qua abbiamo l'ultimo grido per quanto riguarda la tecnologia, però cioè, io davvero non pensavo neanche che esistesse. Cioè, ho finito l'elettrodo. Io non pensavo neanche che esistesse un modo per saldare così, diciamo, in semplicità. La Vevor, vabbè, si sa che cioè, non mi ha mai deluso. Ho provato ogni tipo di prodotto Vevor. Non mi ha mai deluso dal cinebasto, dall'ascoltrasuoni, da tutto quello che avete visto in questo canale. Però, ragazzi, adesso siamo oltre. Qua siamo in un mondo dove davvero potete lavorare nel vero senso della parola, dove volete. Non avete bisogno di Enel, non avete bisogno di chissà che cosa, avete bisogno di una batteria, di un inverter, perché comunque questo sistema, tutto questo sistema di soldatura è anche grazie a lui, perché vi ricordo che lui dà 2 kW reali a onda pura, altrimenti ovviamente la saldatrice ne soffrirebbe. Quindi lui vi dà questi 2 kW onda pura, ovviamente super stabilizzati. Poi ovviamente abbiamo lei che anche lei stabilizza ulteriormente la corrente e l'energia. E ragazzi, il risultato l'avete appena visto. L'avete appena visto, cioè io questa la butterò direttamente, non, cioè la butto, non serve più proprio a niente, anche perché pesa 30 o 40 kg, pesa un sacco e non serve a niente. E la cosa che diciamo che mi fa pensare è che questa saldatrice ancora le vendono.
e ancora costano 100 euro o anche di più, quindi per 150 in più, perché vi ricordo ragazzi che questo gioiellino costa poco più di 250 euro, poco più di 250 euro, lo dico due volte per in modo che capite davvero di cosa stiamo parlando, vi salda in, con tutti e tre i sistemi possibili e odierni, quindi TIG, filo continuo ed elettrodo, costa pochissimo e come vi ho appena fatto vedere, se avete una batteria di macchina al gel e questo gioiellino sempre della Vevor, che lascio anche questo sempre link in descrizione, ragazzi potete saldare dove volete. E io non ho altre, diciamo, argomentazioni, anch'io sono un po', diciamo, sbalordito davvero, perché non penso che su YouTube c'è qualcuno che abbia saldato con una batteria di auto. Io ci sono riuscito grazie ovviamente a questi prodotti incredibili, grazie al sole e grazie comunque a un sistema fotovoltaico che dopo 2 anni, perché comunque ce l'ho quasi 2 anni con il mio sistema fotovoltaico, tutti i video li trovate sul canale, alla fine i risultati, ragazzi, li stiamo vedendo giorno dopo giorno. Ok, ricordatevi sempre, sto sempre usando batterie di auto io, mai usato litio, mai usato batterie stracostose, batterie di auto, va bene? Ragazzi, che dire, con questo è tutto, anche per la saldatrice vi ricordo link in descrizione e codice sconto, l'unboxing l'avete visto un paio di giorni fa, vi saluto, ciao, alla prossima.